Allora, meeting in open air, come si dice, all'aperto, davanti al comune, quindi è un luogo simbolo. Nitto, sì. Tu oggi hai detto che forse noi la politica non l'abbiamo capita bene negli ultimi tempi. No, non ho detto questo. Ho detto che ho un bellissimo concetto della politica. La politica è una cosa meravigliosa, perché si ha la possibilità di incontrare gente, di capire. Però ogni tanto noi la facciamo. No, le nuove generazioni hanno purtroppo un concetto sbagliato di politica, e questo sicuramente non è dipeso da loro, ma è dipeso da chi è stato già in politica, evidentemente non è riuscito a lasciare un buon ricordo di questo. È un terreno impraticabile. Noi invece dobbiamo testimoniare che la politica è una cosa meravigliosa. Abbiamo bisogno della politica, abbiamo bisogno della democrazia. Tanto scusami, ma devo presentarti qua, che sono insieme all'avvocato Antoci, che è il portavoce di Ragusa Prossima, e al consigliere uscente di Ragusa Prossima, Gianni Iurato. Ora l'intervisto io, Nitto, finisci tu per dire, quindi tu sei qui ufficialmente, insomma. Io sono componente già di Ragusa Prossima, abbiamo aderito a questo movimento che esiste da diversi anni, dal 2016, sulle orme di Giorgio Masseri, che è per me un modello. E ho ripreso a fare politica solo ed esclusivamente perché c'era Giorgio, che per me è veramente una garanzia. Intendiamo testimoniare un impegno da parte di tante persone che sono rimaste senza una rappresentanza politica in questi ultimi 10 anni, e pensiamo insieme a loro di fare un cammino per completare quello che è stato già iniziato, per fare quello che non è stato fatto, per fare qualcosa di più per questa città che, come tutte le città italiane, è diventata una grande azienda e dunque va curata con criteri di managerialità, con professionalità, con preparazione, perché gli interessi pubblici da raggiungere sono interessi complessi che non si possono raggiungere attraverso azioni semplici, ma che abbisognano di strutture. La nostra è una comunità politica che ha una struttura e una cultura del far politica in mezzo alla gente, con la gente, con grande umiltà. Per me è stata veramente un'esperienza importante, che sto vivendo con grande gioia. Sono convinto che con Cassì sindaco riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Grazie Nitto. Un attimo facciamo parlare l'avvocato Antoci. Allora, avvocato, si avvicini, non mi faccia andare lontano. Assolutamente. Allora, lei ha detto sentiremo il sindaco non so per quanto tempo. È un sì, assolutamente sì, è un linguaggio che facciamo nostro, è un linguaggio nostro, che è un linguaggio che ci appartiene, perché concepiamo insieme a lui Ragusa Prossima, così come l'amministrazione Cassì e la nuova amministrazione Cassì, che si appresta ad amministrare nuovamente, a guidare nuovamente questa città, un linguaggio nuovo della politica, un linguaggio che fa del rispetto dell'altro, del garbo, ma anche del rispetto istituzionale dell'altro, anche nel momento in cui l'altro dovesse rappresentare l'opposizione, la chiave di volta dell'amministrazione comunale. Per questo sosteniamo con convinzione, con entusiasmo, la candidatura di Peppe Cassì. Grazie avvocato, l'ultima parola facciamo dire per anzianità di consiglio comunale. Ha detto il sindaco che tu in tutti questi, io pensavo facevi opposizione, invece no, non facevi opposizione. Allora, l'attività amministrativa nonché consiliare è sotto gli occhi di tutti, anche, ripeto, resa pubblica in questi 5 anni. Noi abbiamo senza nessun tipo di problema votato le cose che era necessario votare, ed era giusto anche votare, e abbiamo contestato le cose che c'erano da contestare. Qualcuno lo chiama opposizione costruttiva, che tutti si lavano la bocca, opposizione costruttiva, quando poi invece si esercita l'opposizione costruttiva, invece allora, ecco, spesso viene abbinata ad ambiguità. Noi siamo stati chiari, le cose che abbiamo contestato al sindaco Cassì sono state contestate con garbo, non necessariamente c'è bisogno di contestare con maleducazione o con interventi duri che hanno solo lo scopo quello di distruggere e non di costruire.
Quindi noi rivendichiamo tutti i 5 anni l'atteggiamento che abbiamo usato in Consiglio Comunale, non solo nei confronti dell'amministrazione, ma anche nei confronti sia dei colleghi di opposizione che dei colleghi della maggioranza. Abbiamo cercato di, come dire, di analizzare così come ci è stato chiesto dalla città e come anche chiede oggi la gente. Oggi ormai la politica gridata, la politica come dire, sbandierata ai 420 come la mia è la migliore, la tua è la peggiore, sappiamo che non riesce a radicare nelle persone. Quindi ripeto, bisogna avere il coraggio, anche quando si è opposizione, di votare le cose che sono veramente per il bene della città e comunque giuste per la città, e bisogna contestarle così come noi abbiamo contestato diverse cose al sindaco Cossì. Ma è chiaro che abbiamo fatto la nostra scelta, non ne siamo pentiti, ne siamo convintissimi di questa scelta, e speriamo che Ragusa potrà continuare quello che si è iniziato con l'assessore, con il sindaco Cossì, e con quello che poi anche grazie al nostro contributo e al contributo degli altri alleati porteremo avanti.